Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele, faccio l'apicoltore. Allora, siamo in questo apiario, che è quello nuovo sulla Caccia, dove abbiamo raccolto molta melata, e siamo qui il giorno dopo dello sgabbio. No, anzi, il giorno dopo del gocciolato. Quindi ho sgabbiato 2 giorni fa, ho gocciolato. Adesso guardiamo insieme i vassoi. E voglio farvi vedere che la melata c'è, e ce n'è abbastanza, vedete qua. La farfallina qua è allo stato adulto, ok? E poi si vede la melata da queste foglie. Ecco, queste foglie qua sono appiccicose e quindi questa è la melata. Ecco, qua si vede proprio la goccia della melata qui. Ok, anche qui c'è una goccia. Ok, vedete qui come sta sbrodolando. Ecco, questa è la melata che stiamo vedendo nei nostri alveari. Questo apiario era particolarmente produttivo di melata perché qui si vede che c'è una buona quantità di farfallina. Dai, adesso guardiamo un attimo i vassoi, poi andiamo in un apiario dove invece dobbiamo sgabbiare. Ecco ragazzi, allora come vedete la situazione non è che sia molto omogenea. Abbiamo qua 2 cassette senza il melario, alcune con il doppio, qui ho messo diaframma e ho messo l'apiscampo perché devo togliere il pieno, e gli altri col melario classico. Perché c'è questa discrepanza? Perché ho quasi finito di sgabbiare tutti gli apiari e devo dire che ho avuto parecchie perdite di regine quest'anno, veramente una cosa insolita rispetto agli altri anni, tante regine perse, e devo dire in ogni apiario c'è sempre qualche alveare che si è spopolato. Quindi questi che vedete senza melario, la numero 20 qua è quella che avevo fatto la riunione, che era fucaiola inserendo la regina, quindi non era in produzione, ok, quella lì si è spopolata. Su tutto l'apiario, insomma, una spopolata e un paio di orfane su 13 casse, che è tantissimo. Proprio mai successo una cosa del genere, purtroppo in ogni apiario sto notando questa cosa. Allora, vediamo un po' il vassoio. Vedete il vassoio qui, la caduta è abbondante, ci sono tante varroe, e non è una caduta impressionante, insomma, però di varroa ce n'è abbastanza. Qui ce n'è di meno, qui ce n'è parecchia meno di varroa rispetto a quella che si è spopolata, e bisogna un pochino valutare se la caduta è veramente veramente alta. Qui ad esempio c'è un malloppo di varroe. Se la caduta è veramente veramente alta, bisogna valutare se ripetere il gocciolato o meno. Questo è un vassoio che è inguardabile, qua non si capisce nulla. Questo tagliamo. Qua praticamente è pulito, non c'è nulla. Qua la caduta è abbastanza rilevante. Pensate che queste le ho trattate con il formico un mese fa. Trattate con formico un mese fa. Abbiamo ancora questa caduta. Abbiamo ancora questa caduta. Questa è pulita. L'ultimo vassoio, che è abbastanza pulito. Allora, guardando semplicemente i vassoi, non me la sento di fare un secondo giro di gocciolato su questo apiario, e adesso procedo a prelevare i melari e poi ci rechiamo sull'altro apiario dove invece dobbiamo sgabbiare le regine. Eccoci qua. Allora, abbiamo portato a casa anche questa melata qui. Adesso siamo sull'apiario del Tiglio, devo sgabbiare questo apiario. Questo è il penultimo, dopo domani ho un altro apiario, sarebbero due, però sono due
rimasugli, quindi consideriamo un'altra piara da sgabbiare, e abbiamo finito con gli sgabbi. Allora, cosa mi aspetto? Nulla di buono, ecco, non mi aspetto nulla di buono sul fronte sia della produzione in questa zona, sia anche delle regine che troverò o non troverò. Quindi non mi aspetto assolutamente nulla di positivo, perché fino ad ora solo l'apiario sulla nuova caccia è stato positivo, dove poi ho avuto comunque due orfanità, che sono tantissime. L'apiario che ho sul falso indaco ho avuto tantissime orfanità, subito secondo me un avvelenamento, e quindi è un colabrodo, un disastro totale quell'apiario lì, sarà difficile recuperarlo, vedremo come fare. E l'apiario della montagna vi ho registrato, magari farò un video lungo, vi farò vedere anche quello. Comunque anche lì abbiamo avuto diverse orfanità e zero raccolto dopo il castagno. E poi c'è l'apiario scolastico, anche lì due orfanità su 6 alveari, quindi tantissimo, però almeno abbiamo raccolto. Adesso guardiamo questo, poi domani non vi registro l'ultimo apiario, ma perché sono due rimasugli che devo finire all'ultimo. Accendiamo l'affumicatore, andiamo a vedere questo apiario qua. Allora ragazzi, eccoci qua, cominciamo aprendo il primo. Adesso anche la raccolta della propoli io la interrompo, ho già tolto la propoli dagli altri alveari. Allora, in questo alveare qua la popolazione è rimasta apparentemente buona. Vediamo com'è sotto, vediamo se hanno raccolto qualcosa. Qualche cosa nel melario c'è, non tantissimo, ma qualche cosa c'è. Sarà anche qui melata, ma non lo so, adesso andremo a vedere se riusciamo a capire che cos'è. Ok, adesso ho messo l'inquadratura. La popolazione è buona. Allora, oggi qua sgabbiamo e poi passiamo domani a controllare che la regina abbia iniziato a deporre e a gocciolare. Controlliamo ancora le orfanità. Allora, qui c'era la gabbietta, non c'è più. Dove è andata a finire? Sarà caduta? È qua. Allora, la gabbietta qua è... La regina è viva, per fortuna. Adesso, prima di liberarla, diamo un'occhiata che non ce ne sia un'altra in giro nel nido, quindi se non vediamo covata siamo a posto che non ci sia un'altra regina. No, a posto. Allora, come scorte questo nido qua non è che sia un record. Adesso liberiamo la regina dalla gabbietta. Ecco, semplicemente facciamo così. Aspettiamo che esca. È già andata perché non la vedo più. E siamo a posto. Prima regina, ok. Allora, questa è la seconda arnia. Vediamo che nel melario qui hanno raccolto, con mia grande sorpresa, hanno raccolto. Comunque sì, è tutta roba scura, quindi c'è della melata che sta arrivando anche qua. Non c'è mai stata fino ad ora, comincia ad arrivare adesso e noi la accogliamo ben volentieri. È melata, quindi come nell'apiario della nuova caccia, anche qui c'è un bel raccolto di melata. Questo melario qua comincia a essere discreto, anche il nido, adesso ve lo faccio vedere, il nido è un bel nido, assolutamente. Speriamo di ritrovarci dentro le regine, perché queste qua erano le mie madri che avevo selezionato, quindi secondo me erano regine belle. Mi dispiacerebbe averle perse per il blocco. Allora, qua la sponda è assolutamente una bellissima sponda. Vedete com'è scura
Questa roba qua è proprio melata. Proprio, proprio melata. La melatona. Non si vedeva da una vita. Finalmente è ritornata. È ritornata a farci visita. Ormai la stagione sta andando verso il termine. Questo è. Sono proprio gli ultimi colpi di coda, degli ultimi raccolti. Allora, qui la gabbietta si è staccata, è caduta giù, adesso la andiamo a prendere. Ho sempre la paura di trovarla orfana, ma la vedo coperta di api, quindi penso che ci sia la regina. Allora, la regina c'è, scorrazza. Questo è il telaio da maschio che adesso io lo tolgo, lo metto fuori dal diaframma. Se mi capita in mano ne approfitto per escluderlo dal nido. Ecco qua. E chiudiamo. La regina c'è. Possiamo anche aprire semplicemente la gabbietta e vedere che... aspettare che esca da sola. Molte volte non sembra molto sveglia la regina. Ecco, era lì davanti alla porta, girata indietro. Eccola qua, è andata. Quindi anche in questa piaga qua si sta raccogliendo melata. Meno male. Ah no, il telaio da maschio è qua, cazzo. Questa è la sponda. Infatti, il telaio da maschio è qua. Dopo questi li smieliamo alla fine e i telaini li mettiamo a sciogliere. Meno male, anche qua stiamo raccogliendo qualcosa. Non pensavo proprio, è una bella sorpresa. Finalmente una cosa positiva. Ecco, passiamo a questa. Questo qui era una famiglia che ho creato in giugno, quindi una famiglia che non era assolutamente pronta per la produzione. La popolazione qui non è male, vedete che è una famiglia insomma che sta su 7, nulla a che vedere con le altre. Questa è l'altra madre che avevo tenuto, questa qua è una famiglia che ho fatto con una cella di queste. Non mi ricordo neanche se l'ho bloccata, adesso non ho guardato sull'app. Adesso in questi casi qua io vado a tappeto, non sto lì a controllare. Quando entro dentro un apiario lo controllo tutto e vedo un po' la situazione. Eccola qui la gabbietta, la regina c'è e io sono già contento di averla vista, molto contento. Vediamo se questa è un po' più sveglia dell'altra. Eccola lì, è volata fuori come un fulmine, è entrata subito insieme alle altre. Qui a Melario ovviamente non c'è nulla, adesso qui siamo a posto, la popolazione è buona. Ok, guardiamo l'altra. Com'è? Melario qui vedo poco e niente. Qualcosina c'è però non tanto, sarei aspettato qualcosa di più da questa cassa, qualche chilo, saranno 6-7 chili su nel melario. Giù il nido lo vedo bello carico di miele. Le api sembrano abbastanza tranquille, buon segno per la regina, buon segno. La popolazione c'è. Ecco, questo apiario qua è uno degli apiari che si differenzia dagli altri, perché se per adesso ho aperto la quarta cassa sembra molto
molto meno problematico rispetto agli altri. Fino a qui, adesso vediamo, arrivare in fondo è ancora lunga, è presto per cantare vittoria. Ok, qui è tutto pieno di miele. Adesso se la regina liberata comincia a cercare posto per deporre, cominceranno a portar su. Qui c'è la gabbietta. C'è la gabbietta. Le api la coprono abbastanza bene, buon segno, segno che la regina fa sentire la sua presenza. Infatti queste qua erano le mie che ho scelto da madre, insomma, dovrebbero avere un buon fenormone, le api non dovrebbero abbandonarla, essendo una madre, insomma. La regina c'è, è viva. Vediamo se riesce ad uscire autonomamente. Forza! Forza che è aperto! Vuole uscire di qua che c'è chiuso, l'apertura è dall'altra parte, figlia mia. Eccoti. Ecco qua, scesa. Molto bene. Ecco, così con questo ritmo qua sarebbe la soluzione normale, trovare le regine vive, trovare gli alveari ancora popolosi. Questa è la soluzione normale, non è certo quello che ho trovato negli altri apiari, la normalità. Allora, sono andato avanti intanto con i lavori. Abbiamo una cassa che ha regina che cova su quattro favi, avevo già trattato in assenza di covata, quindi ok, ho dato la nutrizione. Ho dato sia il nutrimento liquido che il nutrimento solido, un super proteico della Dulcofruit, che è questo, ve lo consiglio. Io lo sto testando, però sono prodotti molto molto performanti. Io ho testato già il super protein patty sui nuclei di fecondazione e devo dire che veramente è un ottimo prodotto, dà una buona spinta. Adesso la nutrizione per chi non ha il melario va bene, quindi io do il super proteico incandito più una tasca di sciroppo con i prodotti B-Nectar. Qui abbiamo usato l'L-Vita Extra e con lo sciroppo, quindi ho dato la tasca e il super proteico, quindi qua siamo a posto per un bel po'. E stessa cosa quindi anche qui dove c'era lo starter, questo era lo starter delle regine. C'è la regina feconda anche lì che cova, quindi tutta covata aperta, ho trovato, quindi ho gocciolato, ho dato una tasca di sciroppo con il proteico B-Nectar e una panetta di super protein della Dulcofruit. Ok, adesso guardiamo questa. Questa qui ha due melari, non perché era in produzione, ma perché io avevo appoggiato sopra il melario dello starter. Quindi i melari qua sono vuoti, quello in alto è vuoto, quello sotto ha cominciato adesso a portar su qualcosa, quindi qualche chilo c'è, saranno 6-7 kg di roba. E adesso io vi faccio vedere, guardiamo, allora la popolazione è molto buona. La popolazione è molto buona. Oh, questo apiario qua mi sta facendo ricredere. Ero partito con zero aspettative e invece sto trovando per adesso, ormai sono quasi alla fine, mancano 5-6 casse e sto trovando tutte sorprese positive, come mi aspettavo che fossero tutti, ma purtroppo non è stato così. Quindi guardiamo un attimo dentro. Allora, la sponda c'è, una bellissima sponda anche di qua, c'è proteine, polline, miele e nettare in quantità. Questo è il favo da maschio, come vi ho già accennato, adesso io li metto via fuori dal diaframma,
dopo la cera che c'è, questa qua viene tutta fusa. Guardiamo qui, allora covata non ce n'è, l'alveare lo sento abbastanza calmo, quindi penso che la regina ingabbiata stia bene. Ecco, questo è un brutto indizio, ad esempio questo qua è un indizio che non ci dovrebbe essere. Eccola la regina, la gabbietta è caduta per terra. Quest'anno mi cadono tutte le gabbiette, le ho fissate con lo stuzzicadenti come faccio ogni anno, ma cadono. Allora, la regina c'è, è vitale, sta cercando di divincolarsi per uscire, quindi per adesso andiamo bene qui. Andiamo bene, una regina rossa, è figlia di queste madri qui, insomma, deriva tutta da quel ceppo. Vediamo se riesce ad uscire. No, perché io preferisco sempre farlo uscire dalla porticina, perché a volte infila la testa tra le fessure. Ecco, è uscita. E se tu apri la gabbietta mentre ha la testa infilata, praticamente fa finire che la decapiti. Ok, anche questa è andata bene, adesso richiudiamo tutto e passiamo alla prossima. Ok, andiamo avanti. Questo melario qua è vuoto. Secondo me questo, allora, era un altro nucleo. No, questa è un'altra bella famiglia che ancora non ha cominciato a portare su. La popolazione comunque è molto buona. Le api sono anche di là dal diaframma. Ecco, questa dovrebbe essere la condizione normale che si trova allo sgabbio. Alveari ben popolati, scorte ripristinate perché i consumi sono notevolmente ridotti, non avendo più covata da allevare. Allora, questo qua ad esempio sta ventilando, quindi è un po' agitato, potrebbe essere orfano. Anche qui la gabbietta si è attaccata sul favo adiacente. Vediamo un po' se la regina c'è o se non c'è. Sì, la regina c'è, anche se sta ventilando, vedete che non è un segnale inequivocabile di orfanità. Molto spesso ventilano, ma l'alveare non è ancora orfano. Ok, adesso vediamo che esce. Vediamo che lo faccia da svelto perché fa anche caldo. Eccola, brava, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Perfetto, è uscita. Anche questa qui è andata bene. Quindi io chiuderei il video dicendo che sono soddisfatto di questa piara. Adesso ho ancora queste 5 casse, ma se il trend è questo, insomma, lo si vede dopo da una postazione all'altra, se le cose sono andate bene o no. Adesso le apro anche queste e poi se c'è qualcosa da dire ve lo aggiungo alla fine. Io comunque, ragazzi, sono sempre a 10.000, cerco di dare il massimo sia in apiario, sia in laboratorio, sia con i clienti, con il lavoro, a casa, con il canale. E abbiamo questa nuova collaborazione che è Dulcofruct, un'azienda rumena di alimentazione. Speriamo che sia una collaborazione proficua come quella che ho con Binectar, che rimane comunque il nostro sponsor principale del canale e ci dà questi prodotti da testare che, a quanto abbiamo visto fino adesso, sono veramente veramente molto molto buoni. C'è un'infinità di prodotti, ci vuole un po' di tempo prima di capirli e testarli tutti, ma piano piano ve li presenterò sul canale quando sarà il momento di utilizzarli. Non hanno un rivenditore in Italia, loro mi hanno detto che possono organizzare acquisti di gruppo, quindi passate dal gruppo Telegram e se c'è la possibilità organizziamo. Ciao a tutti, ragazzi.
fare l'apicoltore in sintonia con la natura, stare all'aperto in montagna con ardura, sentire le api, capire il loro ritmo, ogni giorno commuoversi nel miracolo che ammiro. Vedo i miei